Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Abbiamo raggiunto nello scorso episodio un po' di casino, un po' di cose, la sala comandi. E vediamo cosa c'è adesso, perché io non ne ho la più pallida idea. Forse c'è un modo di levare l'acqua. Sarebbe una buona cosa. La spia d'allarme indica che c'è un'emergenza. È allagato sicuramente. Per forza, so che sia. Ah, tutto qua. Quindi scendi e gira a questo punto. Oh, ciao squaletto. Come va? Vediamo un po' qua, eh. Dio buono, fa paura quello squalo. È enorme. Allora, una sella ad antipressione. Ok. Va bene. Va bene, non ci dice nient'altro. Virgil, no. E qua c'è un altro, sembra. Viene visualizzato un messaggio di errore. Qualcosa non ha funzionato durante il drenaggio dell'acqua. C'è un interruttore per far defluire l'acqua. Premerlo. Io lo premerei anche subito, però prima vorrei vedere cosa c'è. Nient'altro, tutto qua. Allora sì. I comandi del sistema principale, tutto sembra essere in ordine. Io direi ragazzi di sì, eh. Altrimenti che siamo venuti a fare qua. Interessante. Prendiamo il kit con lo spray. Io lo userei. Perché almeno ci curiamo definitivamente delle ferite praticamente subite. Ah, una miscela di due erbe verdi. Ah, sì, ok. Usa, usa. No, 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 usa, usa. Usa che è meglio. Allora, un regolatore della pressione dell'olio. Al momento non c'è bisogno di regolare la pressione. D'accordo. Dice lo stesso anche qua, no. E boh, prova a far di drenare l'acqua. Che dobbiamo fare? Cazzo! Emergency, emergency. Unknown source of pressure E quindi? detected. Locking all doors to achieve No, maximum come chiusi la safety. porta in corso? Un secondo, eh. Un momento, perché qua c'è qualcosa che non qua. Reaching 30% of pressure threshold. Cazzo, e allora? Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare via, tipo. Reaching 50% of pressure threshold. Activate emergency drainage system immediately. Ho capito, però. Che bisogna fare qua? Dai che questo là ci sfonda la parete, no? E moriamo tutti quanti affogati e mangiati. Reaching 70% of Cazzo. pressure threshold. Ho capito, ma come cazzo bisogna fare? E dov'è la sicura? Porca miseria. No, ragazzi, moriamo, qui ci moriamo, ve lo dico subito. Qui ci moriamo di 90% brutto, of di pressure brutto. threshold. Sì. Cazzo. Sì, tira la mia semente. Ripristinare la... 95% of pressure threshold. Quel cacchio è che si fa la All brutta. personnel prepare for impact. Non lo so, vabbè, siamo morti, dai. Siamo morti. Dobbiamo rifarci tutto. Che ne so. Il primo?
No! Porca miseria. Ah. E siamo morti. Bene. dobbiamo rifare tutto. Perché non avevo salvato. Allora, tanto abbiamo visto cosa dobbiamo fare. Facciamolo velocemente. Perché tanto è inutile andare a esplorare come abbiamo fatto prima. E quindi facciamo tutto quanto molto velocemente. Allora, qui c'è da prendere qualcosa. Non mi ricordo, un attimo che controllo. No, bene. Allora. Bisogna fare secondo me in un modo particolare per riuscire ad uscirne vivi. Bisogna andare a tentativi, quindi non lo so, proviamo in questo episodio, se poi ah, le api, porca troia, le api no, vi prego, le api no, andate via. Non può saltare il dialogo, perfetto. Tutto l'abbiamo già visto. Ciao Barry, è un piacere averti parlato con te. Qualcosa c'era, va bene. Se ve lo siete perso nello scorso episodio, lo mettete in pausa praticamente, tanto non sto a rileggere assolutamente. È inutile praticamente rileggere. Allora, no. Qui cosa c'era? La chiave. Poi bisogna tornare indietro, prendere l'altra chiave e andare giù. Ok. Eccola qua la chiave, infatti. Sì. Non ammazzo nemmeno le api, non sto neanche a sprecare munizioni assolutamente. Dovremmo riuscire a farcela in breve tempo. Voglio dire, tanto è piovra di merda, piovra, porca miseria. Quindi c'è da prendere. Vabbè, c'è da leggere la lettera al tizio. La leggo come ho fatto prima molto molto velocemente, perché tanto vedete, quando era già letto non me ne faccio praticamente nulla. Quindi mettete in pausa, ragazzi, se volete leggerla con calma, o se non ve la ricordate. Se non riesco nemmeno questa volta, ragazzi, a farcela praticamente con il meccanismo, probabilmente chiuderò l'episodio. Quindi ci sa che questo episodio può durare un, diciamo, meno del solito. E niente, se finisce prima, al prossimo riprenderò a registrare direttamente nella sala controllo e praticamente farò la procedura
giusta, giustamente cercandola anche off screen, magari di riuscire a farcela praticamente. Perché ovviamente non ho voglia di perdere tempo nel cercare di fare una cosa che tanto c'è inutile che vedete 2000 volte gli stessi procedimenti. Vai lì, parla con Barry, prendi la chiave, vai qui, prendi quest'altra chiave, vai di sotto, scendi di sotto, fai 3 giravolte e cioè, niente, è inutile. Perché all'inizio non capivo, cioè non capivo all'inizio, vedevo energia al 10%, ho detto ma che bisogna fare? E ora ho capito e proveremo insieme a farlo nel più breve tempo possibile. Vedere cosa bisogna fare, che non è semplice la cosa. Cazzo, lo zombie di merda, che palle. Prova a farlo fuori con un colpo unico di fucile. Speriamo di farcela, eh. Yes. Ce l'abbiamo fatta. Ma che c'è altro qui, tipo? Allora, questa parte era già chiusa, è chiusa dall'altro lato, quindi spingiamo questi. Quindi bisogna fare tutto quanto velocemente là, eh? Vedremo se riusciremo nell'impresa. Oh, ce l'abbiamo fatta finalmente. Quindi passiamoci sopra. Ma sì, dai, dammela. Perché se veniamo feriti almeno ci abbiamo. Infatti siamo già feriti. Abbiamo un minimo di cura. A fare il giro largo. No, non lo farei neanche morto, mi spiace. Il giro largo non lo voglio fare. A parte uguale. Forse, anzi, forse anche meglio fare il giro largo. Non lo so. Proviamo a fare il giro largo. No, ci raggiungono. Bastardi. No, non ci raggiungono, però attenzione, sono lenti. Insomma, mica tanto. Oddio, sto. Mouse! Oh, va via te che mi dai fastidio, mouse. Non mi servi, c'ho il controller, grazie. Allora, ora qui bisogna fare tutto velocemente. Non so nemmeno io cosa fare, cioè, farò più grosso modo le cose a caso per cercare di
lo so. Ok, veloce, veloce, veloce. Allora, velocemente. Dai, qua. Sì. Ok, poi qua. Sì. Reaching 30% of pressure threshold. E la pressione dell'olio dovrebbe essere qua. Boh, proviamo il 2. Che palle. Il primo. Ok, poi. Ah, ok, bene, perfetto. E che bisogna fare ora? Andare qua? Qua? Sì. Poi? E però non si abbassa la seconda. No, sì! Sì! Ce l'ho fatta! Wow! Haha, squalo! Ah, ti abbiamo fregato! Oh, ragazzi! Avevo paura di dover rifare di nuovo tutto. Ce l'abbiamo fatta. Come non è il momento, GP? Bisogna fare qualcos'altro, forse. Sì. Ce l'abbiamo fatta, allora. Non era ancora completato. Sì. Oi, oi. Madonna, de. Grande, grande, porca miseria, che bellezza. Non potete immaginare. Allora. Sì. Facciamo così e ci recuperiamo anche la salute. Anzi, quasi quasi me la lascerei tanto. Quanto cura questa? Non si sa. Allora andiamo avanti. Dovremmo poter andare avanti. Una save room nelle vicinanze, ti prego, non ho voglia di tornare in alto, di nuovo su. Dove cazzo siamo? Acquario B2. No, ragazzi, mi prego. Ma andiamo avanti, però... Dove sto andando? Io qua non l'ho mai vista questa zona, non so cosa cavolo ci sia, per me è tutto nuovo. Allora, esploriamo un po' e poi, boh, stiamo una save room bene, se no concludo l'episodio e non lo so. Dire boia, dinamite. E dopo fradicia per essere usata. Ah, meno male, no, perché... Acqua per processo delle cartucce. E di nastro d'inchiostro, attenzione. Granate addirittura. E di nastro d'inchiostro, se non sbaglio. Quello è il nastro d'inchiostro. Non sono nastro d'inchiostro. Perfetto. Tutte le immersioni in rete. Non sembra esserci niente di utile. Vabbè, qua non c'è nient'altro, praticamente. A prova darci roba. Cioè, ci segnala che qua c'è tipo un oggetto da prendere. È possibile, ce ne sono dimenticati.
Vediamo, vediamo subito. Oggi siamo qui. Tanto, beh, il grosso l'abbiamo fatto. L'importante è questo. L'importante è questo. Allora, vediamo qua. Ah! De, anche subito. Ok. Perfetto, abbiamo anche la mappa dell'acquario B2, B3, B9. E direi che me l'ha completata questa stanza. Non ci avevo fatto caso veramente al biglietto. Pensavo che la scriniera era attaccata al muro e non si poteva andare oltre. E la fuga di riuscire a sbloccare il coso. Ok. Non sembra esserci niente di interessante. Però mi sembra che le nasse di inchiostro, ragazzi. Dai, cacchio. Allora, io qua non so veramente cosa ci possa essere. Un monitor per gli esperimenti sembra che venisse usato per raccogliere informazioni sugli squali. Ah, a parte non c'è nulla, quindi direi andare a visitare quell'altra zona. Ma più che altro è per la save room, altrimenti facciamo una cosa. E concludo qua l'episodio e poi off screen torno su a completare le stanze, che praticamente è quella che abbiamo visto anche nello scorso episodio, quindi più che altro a raccogliere gli oggetti che mancano, che poi mi sembra non c'era neanche, sinceramente, da raccogliere. Ma prendiamo questi, ma male non fanno. C'è una scala. I materiali sono imballati in modo compatto, questo posto sembra una discarica di rifiuti. E saliamo. Magari spuntiamo fuori da qualche parte e ci sblocca una scorciatoia che magari ci fa comodo. Ho capito forse dov'è che siamo. E lo sapevo che eravamo qui. Lo sapevo che eravamo qua nel. Allora, per curiosità, voglio andare a vedere. Ah, proprio nell'unico modo per connettersi con sotto e l'altra stanza è questa. Perfetto. Allora, che dire? Episodi, questi ultimi due un po' movimentati. Io farei fuori anche calabroni, ma no, calabroni non danno tanto fastidio. Direi che possiamo anche chiudere qua l'episodio andando a salvare la partita. Ciao api. Altro non mi prenderete mai. E che dire? Beh, piano piano stiamo facendo le cose. Chissà però che è successo ora alla villa durante la nostra assenza, eh? La classica piovra che ci vuole tanto tanto bene. Ci ho pure anche ferito la mano, la maledetta. Pensate un po', a questo punto ci curiamo. E nel prossimo episodio andremo ad esplorare a fondo l'acquario, quindi vedremo cosa c'è all'interno, sotto, e esploreremo tutto, vediamo di trovare quanti più oggetti possibile per andare ovviamente avanti e vedere cosa ci nasconde appunto la casa del guardiano, insomma.
Allora, salviamo. Ah no, ok, devo soltanto interagire con la macchina, me l'ero dimenticato. E che dire, per ora sono veramente emozionato perché sta veramente venendo fuori, secondo me, un gameplay perfetto. E niente, direi solo che ci vediamo al prossimo episodio di Resident Evil 1 HD Remastered. Ciao a tutti!